un peccato quando si vede ragazzi che non collaborano fra di loro, che magari sono un po' più egoisti, quindi magari si tengono la palla, non la passano, o magari sono in disparte. Ecco, in questi casi puoi fare la differenza con l'allenatore, perché se vai a giudicare negativo il comportamento che sta dando il ragazzo, potresti andare a rovinare una semplice fase di sviluppo. Anche a me è successo, allenando, di vedere questa tipologia di situazione, cioè ragazzi che passano meno la palla, ragazzi che si isolano, ragazzi che stanno più o meno in gruppo. In realtà quello che ho capito e ho trovato all'interno di questo libro qua è che i ragazzi affrontano delle differenti fasi di sviluppo sociale, ovvero vi sono ragazzi della stessa età che hanno una maggior o minore capacità di relazionarsi e di stare in gruppo e di conseguenza anche di collaborare. Un esempio pratico dal libro: il libro va a dividere in quattro fasi: la fase di sviluppo, la fase impulsiva, la fase autodifensiva, la fase conformistica e la fase dell'autoconsapevolezza. In queste fasi qua vi sono appunto differenti tipologie di comportamento del ragazzo, in cui il ragazzo può essere più isolato, più autonomo, o un ragazzo che magari ha una maggior capacità di collaborare con gli altri compagni della squadra. Ecco, che cos'è che puoi fare allora di fronte a questo sviluppo sociale del ragazzo? Sicuramente non giudicarlo e sicuramente condividere con lui questi momenti di autonomia o di condivisione. Quindi quando il ragazzo si isola, andare a parlargli, stare vicino, fare in modo che magari il gruppo si integri con lui. In caso contrario, invece, magari promuovere, far vedere a tutti che un qualcuno sta collaborando di più con la squadra, che tutte queste piccole cose aiuteranno anche loro proprio all'interno della squadra, perché ridurranno di molto il giudizio che hanno fra di loro e giudicheranno molto meno negativo anche il comportamento che fra di loro hanno. Scrivi nei commenti che cosa ne pensi e come ti comporti quando i ragazzi magari si isolano un po' di più rispetto ad altri.